Allora, come ogni agosto, torniamo su via di Santa Croce in Gerusalemme. Come vedete, quasi del tutto sgombra di auto. Siamo martedì 19 agosto, mezza mattinata, moltissimi posteggi sono liberi e utilizziamo sempre questo esempio di questa strada per dimostrare come a Roma la sosta selvaggia non sia qualcosa che si effettua per necessità, perché non si trova posteggio e quant'altro, ma sia semplicemente una pessima abitudine che la popolazione adotta semplicemente perché non c'è un corretto arredo urbano della strada che impedisce la sosta selvaggia e non c'è un corretto controllo per quanto riguarda le sanzioni. Vedete, la strada è vuota, abbiamo già individuato con un'altra macchina, questa, guardate questa macchina. Abbiamo visto la quantità di posti liberi, questa macchina si posiziona qua togliendo la visibilità alle strisce pedonali, quindi chi inizia, vediamo un attimo una posizione, intanto c'è questo furgone, anche lui addirittura a coprire posti liberi e lui in seconda fila pur non essendoci la prima fila, vedete questa macchina per chi arriva impalla completamente la visibilità sulle strisce pedonali, quindi il malcapitato che inizia a attraversare si trova impallato da questa macchina che sta qui non perché ci sia chissà quale penuria di posteggi, ma semplicemente per abitudine, pigrizia e quant'altro. Di fronte alla pasticceria, auto in divieto, pur in presenza di posti regolari, il signore ha appena parcheggiato in divieto, qua c'è un posto e lui ha appena parcheggiato qui. Dietro di lui ci sono tutta una serie di autovetture in sosta selvaggia e dietro le vetture in sosta selvaggia ci sono i posti liberi. Anche davanti altri posti liberi, tutto quanto libero. Lì c'è un bar, di fronte al bar il delirio della sosta selvaggia, dall'altra parte della carreggiata le auto posteggiate dentro alla fermata dell'ATAC. Posti liberi lì e tutti quanti in sosta selvaggia in seconda fila davanti al bar, in un luogo tra l'altro abbastanza delicato perché qua si gira con cautela. Andiamo a sciogliere anche un altro dubbio, perché qualcuno potrebbe obiettare: beh, ma qua ci sono solo strisce blu, la gente non ha voglia di pagare, in un modo o nell'altro cerca di evitare. Beh, allora dovrebbero almeno essere piene le strisce bianche, invece ci sono tantissimi posteggi gratis anche sulle strisce bianche. Eccoli qua. Qui e in altre strade ci sono tantissimi posteggi bianchi. Come si risolve questa cosa? Arredo urbano di qualità europea, videosorveglianza, quindi telecamere fisse e telecamere mobili con multe a strascico sulle vetture della municipale che passano, registrano e fanno multe, poi sbobinano una volta tornate in centrale e inviano le contravvenzioni. Basta veramente poco, gira un po' la voce, esce qualche articolo di giornale, qualche bel servizio sui TG ed ecco fatto che la gente forse se la pianta di comportarsi in questo modo assurdo e inaccettabile. Per ora le multe a strascico, tra virgolette, le facciamo noi col telefonino passando per documentare questo scempio, che purtroppo a Roma non è considerato uno scempio ma è considerato normalità.